Sono già venuti, Ubertino, disse Guglielmo mostrando il sossaio di Francescano. Ma non hanno ancora vinto, è il momento che l'anticristo, pieno di furore, comanderà di uccidere Enoch ed Elia. E i loro corpi perché ognuno possa vederli e tema di volerli imitare. Così come volevano uccidere, ma... In quel momento, atterrito, pensavo che Ubertino fosse in preda a una sorta di divina mania e temetti per la sua ragione. Ora, a distanza di tempo, sapendo quel che so, e cioè che qualche anno dopo fu misteriosamente ucciso in una città tedesca e mai non si seppe da chi, sono più atterrito ancora perché evidentemente quella sera Ubertino profetava. Lo sai, l'abate Gioacchino aveva detto la verità. Siamo giunti alla sesta era della storia umana, in cui appariranno due anticristi, l'anticristo mistico e l'anticristo proprio. Questo accade ora nella sesta epoca, dopo che è apparso Francesco a configurare nella sua stessa carne le cinque piaghe di Gesù crocifisso. Bonifacio fu l'anticristo mistico e l'abdicazione di Celestino non fu valida. Bonifacio fu la bestia che viene dal mare, le cui sette teste rappresentano le offese ai peccati capitali e le 10 corna le offese ai comandamenti, e i cardinali che l'attorniavano erano le locuste, il cui corpo è Apollyon. Ma il numero della bestia, se ne leggi il nome in lettere greche, è Benedicti. Mi fissò per vedere se avevo capito e alzò un dito ammonendomi. Benedetto XI fu l'anticristo proprio, la bestia che scende dalla terra. Dio ha permesso che tale mostro di bizia e di iniquità governasse la sua chiesa perché le virtù del suo successore sfolgorassero di gloria. Ma Padre Santo, obiettai con un filo di voce, facendomi coraggio, il suo successore Giovanni. Ubertino si posò una mano sulla fronte come per cancellare un sogno molesto. Respirava a fatica, era stanco. Già, i calcoli erano errati. Stiamo ancora attendendo il Papa Angelico. Ma intanto sono apparsi Francesco e Domenico. Alzò gli occhi al cielo e disse come pregando, ma fui sicuro che stava recitando la pagina del suo grande libro sull'albero della vita. Quorum primus serafico calculo purgatus et ardor celico inflammatus totum incedere videbatur secundus vero verbo predicationis fecundus super mundi tenebras clarius radia vita. Sì, se queste sono state le promesse, il Papa Angelico dovrà venire. E così sia Ubertino, disse Guglielmo. Intanto io sono qui per impedire che venga cacciato l'imperatore umano. Del tuo Papa Angelico parlava anche Fra Dolcino. Non pronunciare più il nome di quella serpe, urlò Ubertino. E per la prima volta lo vidi trasformarsi, da accorato che era, in idariato. In adirato, scusate. Egli ha insozzato la parola di Gioacchino di Calabria e gli ha fatto un po' fomite di morte e sporcizia. Messaggero dell'anticristo, semmai ve ne furono. Ma tu, Guglielmo, appari così perché in verità non credi all'avvento dell'anticristo e i tuoi maestri di Oxford ti hanno insegnato a idolatrare la ragione inaridendo le capacità profetiche del tuo cuore. Ti sbagli, Ubertino, rispose con molta serietà Guglielmo.
Tu sai che vennero più di ogni altro tra i miei maestri Ruggero Bacore. Tu sai che vennero più di ogni altro tra i miei maestri Ruggero Bacore, che vaneggiava di macchine volanti, motteggiava amaramente Ubertino, che ha parlato chiaramente, limpidamente, sull'anticristo. Ne ha avvertito i segni nella corruzione del mondo e nell'indebolimento della sapienza. Ma ha insegnato che vi è un solo modo per prepararci alla sua venuta: studiare i segreti della natura, usare del sapere per migliorare il genere umano. Puoi prepararti a combattere l'anticristo studiando le virtù curative delle erbe, la natura delle pietre, persino progettando le macchine volanti di cui sorridi. L'anticristo del tuo baccone era un pretesto per coltivare l'orgoglio della ragione. Santo pretesto. Nulla che sia pretestuoso e santo. Guglielmo, sai che ti voglio bene, sai che confido molto in te. Castiga la tua intelligenza, impara a piangere sulle pieghe del Signore, butta via i tuoi libri. Tratterò soltanto il tuo, sorrise Guglielmo. Ubertino sorrise anch'egli e lo minacciò col dito, sciocco di un inglese. E non ridere troppo dei tuoi simili, anzi quelli che non puoi amare, temili. E guardati dall'abbazia, questo luogo non mi piace. Voglio appunto conoscerlo meglio, disse Guglielmo congedandosi. Andiamo, alzo. Io ti dico che non è buono e tu dici che vuoi conoscerlo. Disse Umbertino scuotendo la testa. A proposito, disse ancora Guglielmo, già a metà della navata. Chi è quel monaco che sembra un animale e parla la lingua del babbeno? Salvatore, si voltò Umbertino che già si era inginocchiato. Credo di averne fatto dono io a questa abbazia, insieme al cellario. Quando lasciai il saio francescano, tornai per qualche tempo nel mio vecchio convento a Casale e lì trovai altri frati in angustia, perché la comunità li accusava di essere spirituali della mia setta. Così si esprimevano. Mi adoperai in loro favore, tenendo che potessero seguire il mio esempio. E due, Salvatore e Remigio, li ho trovati proprio qui, quando vi arrivai l'anno scorso. Salvatore davvero pare una bestia, ma è servizievole. Ma è servizievole. Guglielmo esitò un istante, l'ho sentito dire penitenziagite. Ubertino tacque, mosse la mano come per scacciare un pensiero molesto. No, non credo. Sai come sono questi fratelli laici, gente di campagna che hanno udito forse qualche predicatore vagante e non sanno cosa si dicono. A Salvatore avrei altro da rimproverare, una bestia ghiotta e lussuriosa. Ma nulla, nulla contro l'ortodossia. No, il male dell'abbazia è un altro, cercano in chi sa troppo, non in chi non sa nulla. Non costruire un castello di sospetti su una parola. Non lo farai mai, rispose Guglielmo. Ho smesso di fare l'inquisitore proprio per non fare questo. Però mi piace ascoltare anche le parole, poi ci penso su. Tu pensi troppo, ragazzo, disse rivolgendosi a me. Non trarre troppi cattivi esempi dal tuo maestro. L'unica cosa a cui si deve pensare, e me ne rendo conto alla fine della mia vita, è la morte. Mors est quies viatoris, finis est hominis laboris. Lasciatemi pregare.